Anche il lucchese Riccardo Martinelli nel giro di tangenti. Dall'inchiesta della Procura di Napoli spunta il suo nome, del presidente di Panama, per un giro di mazzette su appalti milionari. In manette uno spacciatore albanese, dopo un inseguimento da film, arrestato un 29enne pregiudicato, era in possesso di mezzo chilo di cocaina purissima. Da Grillo alla Meloni, i VIP scendono in campo. A Lucca sabato il comico del Movimento 5 Stelle, nell'anfiteatro, oggi l'ex ministro al caffè delle mura. Vittoria di Pirro per il rugby Villaggio Lucca, nonostante il successo contro Val di Sieve, lucchesi estromessi dalla lotta promozione. Di nuovo buonasera, benvenuti all'appuntamento con l'informazione. Dall'altare alla polvere, almeno secondo le accuse pesanti dei magistrati napoletani Woodcock e Piscitelli, che nell'inchiesta sulle tangenti estere pagate dal faccendiere Walter Lavitola, che da stamani non è più un latitante, il coinvolgimento del presidente di Panama, Riccardo Martinelli, uno dei nostri concittadini all'estero salito molto in alto, tanto che il 15 settembre 2009 gli furono consegnate anche le chiavi della città. Vediamo. È stato ricevuto a Lucca con tutti gli onori che si riservano ad un capo di Stato e per le sue origini lucchesi gli sono state consegnate anche le chiavi della città dal sindaco Favilla. Era il 15 settembre del 2009, due mesi e mezzo dopo la sua trionfale elezione a presidente della Repubblica di Panama. Oggi Riccardo Martinelli, nato a Panama da una famiglia di emigranti lucchesi, finisce nella polvere, trascinato dalle accuse dei pubblici ministeri napoletani Henry Woodcock e Vincenzo Piscitelli. L'inchiesta è quella sul faccendiere Walter Lavitola, che da questa mattina non è più latitante ma un detenuto di Poggio Reale. Dalle fonti di prove acquisite dalla Procura napoletana riguardo alle attività svolte all'estero da Lavitola, emerge chiaramente a livello di gravità indiziaria il coinvolgimento, oltre della Lavitola, nel ruolo di intermediario del presidente di Panama Martinelli e di uomini del suo governo. Lo scrive il GIP nella sua relazione. Per ottenere illecitamente alcune commesse milionarie, il faccendiere avrebbe ricompensato con utilità e somme di denaro in contante il presidente Martinelli, destinatario anche di una valigetta con del denaro, il ministro della giustizia Roxana Mendez ed altri esponenti del governo. Quel 15 settembre di 3 anni fa, Martinelli giunse in visita a Lucca per riscoprire le proprie radici. Dopo aver assistito alla messa nella chiesa parrocchiale di Sant'Anna, quartiere di origine della sua famiglia, venne ricevuto alla sede comunale di Palazzo Orsetti, dove, con una solenne cerimonia, il primo cittadino gli ha consegnato le chiavi della città. Mai un figlio di Lucca è salito così in alto nel mondo prima di lui, si legge nella motivazione sulla pergamena. Forse nessuno si aspettava che, se le accuse saranno confermate, potesse poi cadere così in basso. Ancora cronaca, la squadra mobile della Questura ha inflitto un duro colpo al traffico di droga. Nella giornata di sabato è stato arrestato uno spacciatore albanese noto alle forze dell'ordine, che era in possesso di ben mezzo chilo di cocaina purissima ancora da tagliare. Un sequestro del tutto eccezionale per il mercato locale al termine di un inseguimento da film. I particolari nel servizio di Marco Baldocchi. Da circa 2 mesi gli uomini della squadra mobile diretta da Virgilio Russo monitoravano strani movimenti in zona Ponte San Pietro. Da alcune segnalazioni degli abitanti del posto era iniziata la normale procedura d'indagine della questura. Forse nemmeno i poliziotti in borghese, che sabato pomeriggio hanno intimato l'alt al 29enne pregiudicato albanese, si immaginavano che fosse in possesso di così tanta cocaina. Clodian Mercai, ben nota alle forze dell'ordine per reati legati agli stupefacenti, era stato già processato nel 2009 per spaccio, 50 grammi che rappresentano solo un decimo della droga sequestrata di sabato scorso, ed è per questo che per mettere le mani sull'uomo si è dovuto ricorrere alle maniere forti. Infatti Mercari, trovatosi braccato, ha forzato con la propria automobile il posto di blocco, distruggendo il veicolo civetta della questura e procurando una prognosi di 10 giorni agli agenti. Ma l'inseguimento è durato poco, perché da via di Poggio, luogo dove avveniva lo spaccio, all'immissione sulla strada
da Saia Zanese si è trovato bloccato dal traffico del sabato pomeriggio. Nel tentativo di fuga aveva provato a disfarsi del panetto di cocaina ancora da tagliare, gettandolo dal finestrino, ma la volante all'inseguimento l'ha prontamente recuperata. Per Mercai sono scattate le manette per i reati di danneggiamento aggravato, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di droga, attualmente detenuto nel carcere di San Giorgio. L'uomo che probabilmente ha venduto la droga al momento dell'irruzione dei poliziotti si è invece diluato a piedi facendo perdere le proprie tracce. Un colpo duro per il traffico locale, perché una volta tagliata la droga avrebbe fruttato circa 120.000 euro. E sempre nella giornata di sabato la squadra mobile ha intercettato una cittadina serba nata a Monza di 24 anni, pluripregiudicata per reati contro il patrimonio, doveva scontare ancora 2 mesi per una pena inflittale per un tentato furto nella provincia di Livorno. Riconosciuta dagli uomini della questura, è stata accompagnata nel carcere di Sollicciano, dove finirà di scontare la pena residua. È stato scelto proprio il carcere fiorentino perché è provvisto del nido. La 24enne infatti ha un neonato di 2 mesi e mezzo. È morto questa mattina all'ospedale Campo di Marte Carlo Petrini, aveva 64 anni, era ricoverato nel reparto di oncologia dell'ospedale di Lucca da sabato scorso, da quando cioè le sue condizioni si erano aggravate. Da tempo malato di tumore, l'ex attaccante di Milan, Torino e Roma era stato tra i primi a denunciare l'utilizzo del doping nel mondo del calcio, in particolare tra gli anni 60 e 70. Era davvero diventato un fustigatore del mondo del pallone. Coinvolto nello scandalo scommesse del 1980, abbandonò il calcio e poi si è messo a raccontare in una serie di libri appunto questa pagina triste del mondo del pallone, il più famoso di questi, Nel fango del dio pallone. Petrini viveva a Lucca, dietro all'hotel Melecchi, sulla via Romana, dal 2002. Dal 2005 era sposato con Adriana Clocchiatti, figlia dell'ex calciatore della Lucchese Giovanni. Aveva subito ben 5 operazioni agli occhi e da alcuni mesi era diventato completamente cieco. Alle famiglie Clocchiatti e Melecchi le condoglianze da parte della nostra redazione. Voltiamo pagina, la CISL si interroga sulle conseguenze della crisi dell'economia e del mercato del lavoro, come affrontare contemporaneamente crescita ed equità, come un solo obiettivo perseguito però con strumenti diversi. L'intervista con il segretario generale della CISL, Giovanni Bolognini, vediamo. Potere di acquisto dei salari, distribuzione dei carichi fiscali sono alcuni dei temi al centro del convegno organizzato nella ex Corte d'Assise di Palazzo Ducale dalla segreteria provinciale della CISL. Dopo gli interventi della mattinata, i lavori sono stati conclusi da una tavola rotonda a cui hanno preso parte alcuni dei soggetti responsabili nei processi di cambiamento, parlamentari, ANCI, parti sociali. Ma sentiamo il segretario generale della CISL, Giovanni Bolognini. C'è bisogno di un cambio di passo per il Paese, oltre che per il territorio, quindi ragionare sicuramente di crescita, di sviluppo, di una crescita sostenibile che parta da un lavoro stabile, che è un lavoro riconosciuto e che consenta di sviluppare tutto l'insieme del meccanismo, sia da un punto di vista del lavoro sia da un punto di vista dei consumi. Lo possiamo fare se investiamo sulle partite appunto della crescita. È una carenza che abbiamo, per ora abbiamo fatto tagli, ma noi vogliamo evitare quello che succede in giro, cioè che si faccia soltanto tagli. Ecco, come si deve intervenire sulla leva sociale e quindi anche sulla leva retributiva per quanto riguarda i salari che purtroppo non vanno al passo con il caro vita? È vero, il primo passaggio credo che sia quello intanto di restituire la detassazione del salario di risultato. È previsto dalla norma finanziaria, non c'è la circolare attuativa del Ministero, siamo a 4 mesi dalla finanziaria, quindi intanto questo darebbe un po' di sollievo almeno per il privato. E poi, come dire, c'è da ragionare su diversificare la tassazione, spostarla da quelli che sono i salari a quelli che sono i consumi, cioè chi più spende paghi di più rispetto a chi, come dire, ha meno possibilità di spendere, quindi chi ha meno soldi in tasca. E adesso la politica, ci avviciniamo a grandi passi all'appuntamento elettorale del 5 e 6 maggio e dunque i big scendono in campo ieri sera all'anfiteatro Beppe Grillo e oggi al Caffè delle Mura Giorgia Meloni, l'ex
l'ex ministro nel governo Berlusconi. La Meloni è stata prima a Forte dei Marmi e Camaiore, anche lì si voterà, sono due dei cinque comuni in cui appunto si dovrà rinnovare sindaco e consiglio comunale. Poi è arrivata in città a sostegno di Mauro Favilla, l'abbiamo intervistata. È un momento, come dire, un po' particolare per i partiti, quindi come, insomma, che valutazione fate voi per quello che potrebbe essere un risultato elettorale a livello amministrativo? Ma guardi, i risultati delle elezioni amministrative molto dipendono sempre dal territorio e questa è una tornata che, come tutte le altre, va valutata in base al territorio e per il lavoro che sui territori si fa. Certo, il periodo non è un periodo facile di rapporto tra gli italiani e la loro classe politica, che spesso i partiti non hanno adeguatamente interpretato, però noi non dobbiamo fare l'errore di confondere la classe politica con la politica, che invece è un errore che facciamo spesso. Ci può essere sempre una parte della classe politica che non è all'altezza del compito, ma agli errori eventuali di una parte della classe politica si risponde con una politica migliore. Sicuramente da una parte noi abbiamo il problema di riequilibrare diritti tra generazioni, perché i dati sulla disoccupazione giovanile di oggi sono in realtà il motivo per cui la crisi impatta soprattutto sui giovani, è in realtà il risultato di 30 anni di scelte politiche che hanno privilegiato l'immediato non preoccupandosi del futuro e che hanno consentito che l'Italia vivesse al di sopra delle proprie possibilità, scaricando il costo di quelle scelte su chi non poteva difendersi. 10 candidati, non sono un po' tanti o è un valore aggiunto per voi? Guardi, no, a me non spaventa mai la partecipazione, per me è sempre meglio avere tanta gente che fa politica che averne poca, quindi non lo vedo assolutamente come un elemento drammatico. Certo è importante poi il tema invece del voto utile, cioè l'unica paura vera è il rischio che poi chiaramente creandosi, essendoci una realtà politica molto eterogenea, si creino anche delle rappresentanze in amministrazione molto eterogenee che in alcuni casi possono essere, insomma, un po' difficili per la stabilità dell'amministrazione, ma a livello di candidature io mi sento di dire che è una cosa bella e ce ne siano tanti. E sabato è stato il giorno di Beppe Grillo, incurante della pioggia che cadeva su Piazza Anfiteatro. Il comito genovese e fondatore del Movimento 5 Stelle le ha suonate a tutti, costringendo Marco Baldocchi a diversi bip. Vediamo. Hanno scoperto le liste, sono tutte finte, si sono già messi d'accordo, tirano via voti agli altri, si sono già messi d'accordo, spartiti dei consiglieri, gli assessori e tutto, però voi siete una città proiettata verso il futuro, avete dei sindaci straordinari che hanno ancora un cinquantino d'anni da andare avanti, avete delle generazioni straordinarie, quindi sì, è longeva. Io mi trovo a casa mia a Lucca, perché essendo di Genova non ho ancora speso niente. Quindi no, le liste arrivano perché hanno capito che i partiti sono finiti, sono morti, sigle che non vogliono più dire niente e copiano l'antipolitica loro, quella, ci hanno offeso per anni, offeso me, loro, i grillini, l'antipolitica e adesso cercano di camuffarsi, ma no, è troppo tardi. Cazzo, andiamo, no, su. No, no, l'uscita è trionfale, così come la sua salita sul palco. I toni francamente lo sono un po' meno, perché a 20 giorni dalle elezioni non fa mai bene un confronto a base di bip. Nel trash talking di Grillo casca anche la candidata Daniela Rosellini, che senza mezze misure attacca l'attuale sindaco Favilla, reo di avere una faccia da bip, e che bip si crede di essere? Tutti i buoni propositi finiscono per sintetizzarsi così nella dialettica dell'antipolitica. E adesso parliamo invece del comitato di via Salicchi, che in una nota fa notare di aver appreso dalla stampa che il comune di Capannori, o meglio il sindaco di Capannori, sta predisponendo nuove ordinanze per vietare il transito dei mezzi pesanti da altre strade di quel comune. Il comitato, che ha convocato un'assemblea dei residenti della zona, contesta questo metodo di contrapporre i cittadini di un luogo contro gli altri, di un altro luogo ancora, quelli di un comune contro l'altro. Questo è un modo politicamente irresponsabile, si legge nella nota, per creare contrapposizioni fra i cittadini. Noi a questo gioco non ci prestiamo, dice ancora la nota del comitato di via Salicchi, e chiediamo alle autorità competenti di intervenire con quegli strumenti che la legge consente. Le nostre non sono minacce, conclude la nota, non è nel nostro DNA, ma evidenziamo manifestazioni di un disagio non più tollerabile.
E voltiamo pagina, la Fondazione Cassa con il contributo della provincia non rinuncia anche per quest'anno a finanziare i soggiorni estivi per bambini meno fortunati, una bella abitudine che va avanti ormai da 10 anni, vediamo. Dal mare alla montagna, sino alle crociere in barca a vela nell'arcipelago toscano. Il menù dei soggiorni estivi finanziati dalla Fondazione Cassa è ricco e variegato anche per la prossima estate. Una buona abitudine con il contributo della provincia di Lucca che si rinnova ormai da 10 anni e che permette a centinaia di bambini meno fortunati di non rinunciare alle loro vacanze. Anche in tempo di crisi la Fondazione conferma il suo impegno nel sociale e per questa iniziativa mette sul piatto 250.000 euro. Siamo in un momento di difficoltà, ma è chiaro che i settori del sociale è rivolto ai giovani, la Fondazione assolutamente non può mancare agli appuntamenti, quindi le risorse scarseggiano, ma anche se scarseggiano la quota destinata a questi settori non facciamo in modo che non diminuisca. Dal 25 giugno al 17 agosto sono previsti soggiorni in montagna e al mare. Ce n'è davvero per tutti i gusti, tra sport, natura e divertimento. Confermate le vacanze al Ciocco di Castelvecchio Pascoli, a Sillano in Garfagnana e a Bosentino, così come quelle balneari a Marina di Massa, Pestum e Antignano. Due quest'anno le crociere, la prima a bordo del catamarano del Cetus, l'altra in barca a vela, entrambe nell'arcipelago toscano, alla ricerca di delfini e balene e per scoprire le insenature più suggestive che circondano le nostre splendide isole. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 15 maggio all'ufficio protocollo della provincia. I moduli sono a disposizione all'URP in Cortile Carrara. Per informazioni è a disposizione anche il numero verde 800 74 71 55. Sulla via Sarzanese all'incrocio con via Einaudi e via De Gasperi è stata attivata la fase sperimentale della nuova rotonda. Il cantiere era stato aperto ai primi di marzo e da domani, martedì 17 aprile, sarà in funzione la nuova rotatoria provvisoria che contribuirà, secondo il Comune, a snellire in maniera decisiva il traffico in una zona particolarmente sensibile sottoposta ad importanti volumi di passaggio di mezzi ogni giorno. E adesso parliamo di disabilità, una iniziativa di cui vi abbiamo dato notizia sabato, ma vi avevamo promesso di proporvi anche le interviste con i protagonisti di questa iniziativa, l'apertura del nuovo punto Handy alla Croce Verde di Porcari. Il punto Handy, che da anni si occupa di disabilità, anziani e più in generale del disagio, apre un altro sportello informazioni presso la Croce Verde di Porcari. L'associazione, che conta oltre 400 soci e circa 1.500 utenti, già presente al centro socio-sanitario del Turchetto, al centro anziani di Porcari e al centro della salute a Villa Basilica, rafforza così la sua presenza sul territorio grazie all'accordo con la Croce Verde e l'assessorato alle politiche sociali del Comune di Porcari. L'amministrazione comunale di Porcari, tra l'altro, in questi anni ha cercato di attivare una collaborazione fattiva e concreta con tutte le realtà associative presenti sul territorio, per leggere per l'appunto i bisogni presenti e dare risposte concrete e immediate. Il punto Handy svolge un ruolo molto importante a favore della disabilità e del disagio più in generale attraverso servizi di consulenza sociale, legislativa, legale e fiscale. Svolgiamo diverse attività che vanno dall'assistenza all'handicap, alla disabilità, alla cittadinanza anziana, ma questo non solo, anche perché abbiamo attivato tutta una serie di collaborazioni anche sull'aspetto psicologico, lavorando anche con istituti comprensivi delle varie scuole territoriali, andando a offrire anche un servizio di supporto psicologico per i ragazzi, i familiari, oltre che i cittadini che si rivolgono personalmente ai nostri servizi. E credo che l'iniziativa di oggi è un momento importante proprio di rafforzamento di quella che è la collaborazione tra il terzo settore, il volontariato e gli enti che vanno a offrire, come gli enti pubblici, vanno a offrire servizi sociosanitari. Il nuovo punto, istituito presso la Croce Verde di Porcari, è a disposizione il giovedì pomeriggio su appuntamento. Io come presidente sono stato un fondatore della Croce Verde,
fino a, da 26 anni, non era una 26 anni, no? Un fondatore e poi no, siamo arrivati a questo livello, a fare questa bella sede che di tutti i porcaresi, un 20 porcari e non, anche di fuori. E adesso la sigla e poi la pagina sportiva. Cominciamo con il basket. Per l'Arcantea, pesante sconfitta casalinga contro Castel Fiorentino. Il quintetto di casa non è riuscito a dare il consueto ritmo alla gara. Sono così passati i rivali fiorentini, primi quest'anno a violare il palatagliate. Marco Baldocchi. Che non fosse una partita facile lo sapeva anche Roberto Russo, ma che i biancorossi non riuscissero mai a fare gara contro Castel Fiorentino francamente non se lo aspettava nessuno, e così si ferma a 13 l'imbattibilità casalinga dell'Arcantea, un risultato che fa capire la bontà della stagione lucchese ma anche l'impresa della formazione ospite, che è riuscita laddove formazioni più attrezzate come Mirandola e Castellanza avevano fallito. La gara, come detto, non ha troppa storia, con neoacquisto fiorentino Salvatore e Zani infallibili per tutta la gara. Chiuderanno rispettivamente con 19 e 26 punti. La difesa biancorossa non ruggisce e Castel Fiorentino vede la via della retina con un imbarazzante 80% nel tiro da due. Si potrebbe riassumere così la sconfitta di Drocker e compagni, ma forse sarebbe riduttivo, perché quanto successo nel secondo e nel terzo quarto è purtroppo il film di quanto visto a Castellanza, quando dal più 13 dei biancorossi ci fu il blackout che mise la partita in mano alla capolista, e anche sabato si è assistito ad un'involuzione nel gioco che è difficilmente spiegabile, come se la squadra nei momenti di difficoltà fosse incapace di stringersi in difesa e di suddividere le responsabilità in attacco. Il risultato finale 98-88 per gli ospiti è risultato bugiardo, perché Castel Fiorentino tocca anche il più 27 e solo nel finale, in quello che gli americani chiamano garbage time, si è riusciti a contenere il passivo. Russo nel post partita non cerca scusanti. Mi prendo tutte le responsabilità per la sconfitta e conclude dicendo che il carico di lavoro fatto in settimana in chiave playoff si vedrà più avanti. Il rugby Villaggio Lucca vince sul campo, ma la Lega gela l'ambiente impedendo di proseguire il cammino verso la promozione in Serie B. Ma vediamo perché in questo servizio. La notizia era nell'aria che da quest'anno non ci fosse la sola penalizzazione contro le squadre con un settore giovanile incompleto, se lo aspettavano tutti, ma che la Lega rendesse nota l'esclusione dalla pool promozione solo a questo punto del campionato è stata una vera e propria doccia fredda in casa rugby Villaggio Lucca. E così ieri è andata in scena al campo 2 dell'Acquedotto la sintesi dello spirito di questo sport. Anche Val di Sieve infatti non dispone dei requisiti per proseguire nella pool promozione, ma nonostante la Lega desse ad entrambe le squadre la possibilità di non giocare, le due formazioni hanno onorato lo sport dando vita ad una splendida partita che ha visto uscire vincitori locali in casacca blu col punteggio di 26-19, ma per lunghi tratti sono stati proprio gli ospiti a rendersi più pericolosi, costringendo il 15 di Malpaganti a ritmi non consueti al campo dell'Acquedotto. Infatti Val di Sieve viola la linea di meta di Lucca per 3 volte, cosa mai successa in tutto il campionato, ma alla fine non le sarà sufficiente, perché i lucchesi hanno un cuore grande e nonostante costretti da infortuni e squalifiche a far giocare molti under 20, contrattaccano colpo su colpo, portando a casa l'ennesima vittoria di un'annata comunque da ricordare. La stagione del rugby Villaggio Lucca si interrompe quindi bruscamente, ma già da settimana prossima inizierà la Coppa delle Province, dove certamente i lucchesi sapranno far valere le proprie carte. E con il rugby abbiamo concluso. Vi ricordo notizie e servizi a disposizione sul nostro sito www.dilucca.it. Io mi fermo qui, grazie per essere stati in nostra compagnia. Arrivederci, buona serata.